Ecco, ci avviamo alla seconda parte di questa serata, in questo decennale del jazz al Serravalle Designer Outlet. Decennale perché sapete che nella musica si vive un po' di celebrazioni, si vive un po' di anniversari, e intanto dedichiamo questa serata a Dizzy Gillespie, il grande trombettista, inventore del bebop e di tante altre cose. Ma ci fanno anche un po' ridere certe celebrazioni, i 30 anni della canzone di Tizio, i 40 anni, i 50 anni, ma cosa dobbiamo fare di queste cose quando questa sera vogliamo anche celebrare i 70 anni di attività di Franco Cerri. Sentite Massimo che ti ha fatto anche il contatto musicale, un po' alla Maurizio Costanzo Show. Bene, Franco è uno dei volti più noti, direi il volto più noto del jazz italiano, se non altro perché sei entrato nelle case di tutti noi, con la famosa storia dell'uomo mollo, però tu non ne vuoi parlare. L'uomo che sembrava in ammollo. Però non eri in ammollo, veramente. Giuravamo tutti di sì, quando tiravi sulla mano, io presto, si può dire, tanto non era esiste più questo detersivo. Fatta molto bene, una cosa fatta molto bene. Bene, poi Franco Cerri è anche per me, oltre che un grande amico, un volto familiare, come se vedessi un amico, un fratello, un cugino, uno zio, possiamo dire così, perché io da bambino ascoltai il jazz per la prima volta guardando le tue trasmissioni, facevo le elementari, se tu conducevi una trasmissione che si intitolava seconda serata con Franco Cerri, giusto? Fine serata con Franco Cerri, avevo 10 anni, quindi perdona la dimenticanza, nel 70, ecco, penso. E allora, stasera, dato che abbiamo detto che dedicheremo questa serata a Dizzy Gillespie, hai avuto proprio Dizzy come tuo ospite. Come ospite, sì. Come ospite, però ci hai anche suonato insieme. Cosa ricordi di quella magica serata, di quella trasmissione? Dunque, lui ha suonato un brano molto bello con la tromba, ma soprattutto gli piaceva suonare un tamburo. Perché faceva delle ritmiche straordinarie, allora la tromba la metteva da parte. Molto bello, quando è arrivato, noi stavamo facendo il finale di una puntata, si apre la porta e entra Alberto, il cognome non lo ricordo, che lo accompagnava, e Gillespie entra e lì siamo tutti a suonare e vediamo comunque lui che entra. Lui entrando sente uno swing che lo tocca, che lo interessa. Allora cerca di tirar fuori la tromba per suonare. E c'è uno che noi non abbiamo amato della Rai che si è avvicinato a lui e ha detto no. E ci siamo persi questa possibilità di sentire Gillespie. Poi ha suonato, però lì sarebbe stata una cosa particolarissima. Però la ricordi ancora con una certa rabbia, magari. Ecco, però quelle trasmissioni hai suonato anche con i tuoi colleghi, grandissimi chitarristi. Ecco, vogliamo ricordarne qualcuno? Se non sbaglio, quel ciclo comprendeva 6 serate, giusto? Sì. Primo è stato nel 49 Django Reinhardt con Stéphane Grappelli, credevo di volare. E avevamo 2 mesi di contratto, però c'era qualcosa che non andava, cioè noi suonavamo in un night club dove c'erano delle persone che ballavano e si avvicinavano a Django dicendo, per esempio, senza guardarlo e senza chiedere per favore, la via rose, e continuavano a ballare. Allora a Django questo dava fastidio, però abbiamo suonato con la via rose invece di suonarla a ballad, cioè,
dopo un po' quei due ripassano lì e allora sta via la rosa. Ma come lo dico, suonata adesso? Siamo appena fatti, non erano molto abituati alle armonie jazz. Poi andavano a parlare al proprietario, dicevano sì, però vabbè. Insomma, dopo 15 giorni ci hanno mandati via. Non abbiamo potuto seguirmi perché ci hanno contato. Certo, arriviamo anche a Caramba. Volevo solo ricordare che su questo palco ci sei stato già 3 volte. Come avevamo promesso quella volta, non c'è 3 senza 4. E probabilmente, speriamo, non c'è 4 senza 5. La prima volta la prima volta fu con una serata di All Star italiane, no? Ti ricordi? C'era Enrico Ramba, c'eri tu, c'era Gianni Basso, il grande Gianni Basso che voglio ricordare con un bel applauso, grazie. Anche Renato Serrani. No, Renato Serrani è venuto poi la sera, c'era Fabio Moroni, il grande Dato, il tuo pupillo, se non sbaglio, e proprio recentemente hai inciso un disco insieme a lui. Poi sei venuto col tuo quartetto, ma poi, sempre parlando di celebrazioni, sei venuto a celebrare i 60 anni della Bossa Nova con l'Orchestra d'Archi, quartetto, doppio quartetto. Qui, sei quartetto d'Archi. Ecco, prima di affidarti alle mani del maestro Farao, volevo ricordare una cosa che a me sta molto a cuore, quella di Gorni Kramer, che abbiamo voluto ricordare qui con una grande serata, un'orchestra con Enrico con Ruggeri. Sì. E Gorni Kramer, c'è un aneddoto che ho letto da qualche parte molto tempo fa, tu 18enne, quindi parliamo proprio di 70 anni fa. 19, allora 69 anni fa. Subito dopo l'anno. Ecco, suonasti con Gorni Kramer e poi successe qualcosa nella camera da letto dei tuoi genitori. No, beh, velocemente. Io alla fine della guerra, voi vi ricorderete, si ballava nei cortili per festeggiare appunto la fine della guerra. Io suonavo con un gruppo in un cortile di Porta Genova e il capo orchestra a un certo punto dice: ah, dimenticavo di dirvi che oggi ho visto Gorni Kramer e mi ha detto che più tardi viene qui. Allora tutti a ridere, figurati se Kramer viene qui. Invece è venuto lì davvero. E con la sua R ha chiesto: chi conosce di voi buoni americani? Nessuno parlava, buoni americani. Nessuno parlava e tutti guardavano me che ero il più giovane. Allora lui si avvicina, roba da svenimento, uno come Kramer che si avvicina, no? E tu cosa sai? Allora gli ho detto questo, 5-6 brani. Si è seduto, io sono seduto vicino a lui e abbiamo fatto ballare il pubblico per 1 ora e mezza. Dopo lui si è alzato, ha detto bravo e se n'è andato. Non l'ho più visto per 1 mese. Io sono tornato a casa, ho svegliati i miei. Ho suonato un Gorni Kramer e mio papà mi ha detto va a letto che è tardi. Benissimo Franco, grazie. Allora ci diamo il posto alla musica. Grazie. Quindi richiamiamo ancora, scusa, ho chiudato le spalle, Marco Tolotti alla batteria, Paolo Benedettini al basso, Massimo Farao al piano, il grande Franco Ceri alla chitarra. Grazie.